Uno dei musei più importanti della città di Cortona è il Museo Diocesano, che raccoglie importantissime opere provenienti da tutto il territorio comunale. Tra le opere ospitate all'interno troviamo dipinti di Beato Angelico e Luca Signorelli. Fra Giovanni da Fiesole, conosciuto anche come Beato Angelico, fu un frate domenicano che per alcuni anni della sua vita si trovò qua, a Cortona, nel convento domenicano. E fu proprio in quel periodo che realizzò le opere che troviamo qui all'interno di questo museo, il bellissimo Trittico e l'Annunciazione. La terza stanza del museo è dedicata a Luca Signorelli e alla sua bottega. Luca Signorelli nasce a Cortona nel 1445 ed è sempre stato orgoglioso della sua appartenenza alla città di Cortona. L'opera più importante che troviamo in questa sala è il Compianto sul Cristo Morto, realizzato nel 1502. A riguardo di quest'opera è interessante sapere che Giorgio Vasari dice che il corpo che è rappresentato qua in realtà altro non era che il corpo del figlio di Luca Signorelli, Antonio, morto nel 1502 a causa della peste. Cortona, oltre ad essere uno scrigno d'arte, presenta anche una notevole produzione vitivinicola. Qui siamo di fronte all'ingresso della sede del Consorzio Vini Cortona. Ciao Stefano. Ciao Edoardo. Grazie di averci accolto nell'ufficio del Consorzio Vini Cortona. È un piacere. Stefano Amerighi, produttore di vino, presidente del Consorzio Vini Cortona. Quando nasce il consorzio? Il consorzio nasce ufficialmente nel 2000, quindi quest'anno facciamo i 20 anni di vita, è un consorzio estremamente giovane, ha lo svantaggio di essere giovane come tutte le energie nuove, però anche il vantaggio di avere una grande dinamicità, proprio per la sua estrema gioventù e anche questo legame non troppo forte con una tradizione che a volte può essere anche un peso. Nasce però nel 2000 da esperienze che sono d'inizio anni 80, esperienze che hanno legato alcune aziende della zona a sperimentare la coltivazione della Syrah. Io la coniugo al femminile perché è un vitigno che si dovrebbe coniugare al femminile e quindi che negli anni 80 lavorarono sul comprendere l'adattabilità di questo vitigno con questo territorio. Da questo bellissimo percorso ne nacque poi una serie di studi avvalorati anche da Attilio Scienza e quindi dall'Università di Milano. E proprio da quel momento lì nacque l'esigenza di avere un riconoscimento anche normativo per questa coltivazione e per questo legame così stretto e particolare che Cortona ha con questo vitigno, che ne fa praticamente l'unica denominazione di origine controllata basata sul Syrah che abbiamo in Italia. Dopo 20 anni quanti produttori ci sono all'interno del
del consorzio? Allora, attualmente siamo circa 50 produttori su un 500 ettari di vigneti piantati nel territorio. È una zona che anno dopo anno sta vedendo la nascita di nuove realtà giovani. Da parte mia sono figlio di un'esperienza di un'altra azienda del territorio e penso di aver a mia volta influenzato la nascita di altre. È la bellezza di essere in una realtà così dinamica e così, da un punto di vista energetico, vivace e vitale. C'è un evento che è nato in questi anni, questi ultimi anni, che è un po' una caratteristica di Cortona ed è del vostro consorzio, giusto? C'è un bellissimo festival, un unicum nel territorio italiano, ma anche con aspirazioni internazionali. È Chianina e Sirà, è questo festival internazionale di gastronomia e di vini legati a questa varietà, che parte da Cortona e quindi parte storicamente dal mettere in valore due eccellenze della Val di Chiana, la Chianina e questo vitigno e i vini del nostro consorzio. C'è stata l'idea di allargarlo a tutte le migliori produzioni di Syrah d'Italia, anche alla presenza di produttori internazionali della Francia, della Svizzera, e con la volontà di far diventare Cortona ogni anno, per 3 giorni all'anno, la capitale internazionale della Syrah. Però Stefano, Cortona non è soltanto Syrah. No, Cortona è Syrah, ma sono anche tante belle produzioni che vengono da altri vitigni, che vanno a integrare un'offerta di questo territorio particolarmente ricca e complessa. A me piace pensare a questa complessità di produzione, a questa diversità di produzione, che non fa altro che arricchire un territorio bello come il nostro. Per me, turista che voglio comprare del Syrah DOC di Cortona, come posso fare? Il modo migliore, no? Per gustarlo è proprio dove si fa. Le nostre aziende hanno ormai da anni puntato su un bellissimo capacità di accoglienza e di organizzazione per accogliere poi appassionati, enoturisti, per chi fosse troppo lontano o non riuscisse a venire. Le enoteche di Cortona sono particolarmente ben organizzate per questo genere di vendite. Invito quindi per questo a digitare nei motori di ricerca Cortona Syrah e di sicuro gli appassionati saranno trasportati negli shop online delle nostre enoteche. Stefano, ti ringrazio per le tue importanti informazioni. Grazie a voi. E ora che lo sai, vieni anche tu a provare i vini di Cortona, ovviamente in Val di Chiana.